Torna il carnevale della città di Ravenna, con carri colorati, maschere, musica e tanto divertimento. Due gli appuntamenti in programma per festeggiare il carnevale 2014. Il primo il 23 febbraio a Lido Driano, il secondo il 2 marzo a Ravenna, a cui parteciperanno 19 tra carri allegorici e gruppi mascherati, grazie all'impegno delle parrocchie. Beh, come novità ci sono sempre le parrocchie che partecipano, quindi ogni anno è sempre una novità. E poi penso che, essendo un anno nuovo, certamente le comunità parrocchiali daranno il meglio di sé e questo renderà la festa sempre più bella. Quest'anno il tema è libero, qualche anticipazione però ce la può dare? I temi sono liberi, le anticipazioni non le diamo proprio perché, pur conoscendo i titoli, vogliamo rendere tutto al momento, proprio per dare veramente anche il senso dell'attesa e della festa. Ho visto l'anno scorso per la prima volta un'edizione del Carnevale con una sfilata, con tanta fantasia, colori, animazioni, tutto in modo piuttosto semplice rispetto a quegli altri carnevali che si vedono e che mi sembra però abbia conservato questo tratto molto popolare e anche coinvolgente nei confronti di famiglie, bambini, ragazzi e attività parrocchiali che sono orientate a questo, favorendo peraltro, da quello che ho capito, ho sentito in giro, anche la collaborazione di tante persone che magari fanno più fatica a impegnarsi in altre attività, ma qui invece danno tempo ed energia. All'interno di tutta la manifestazione avremo 19 carri, quindi tra carri e gruppi mascherati, quindi siamo aumentati di 4 in riferimento all'anno precedente. Abbiamo lanciato quest'anno una novità, che è quella di chiedere a chi fa le foto durante le due manifestazioni di inviarcele sulla nostra pagina Facebook, e la migliore la utilizzeremo per il manifesto del prossimo anno, quindi coinvolgendo anche così la città in questa cosa che ormai sta diventando una bellissima tradizione, che coinvolge poi alcune decine di migliaia di persone in tutte e due le manifestazioni. E è chiaro che anche quest'anno tutto il lavoro è iniziato parecchi mesi fa, all'interno delle parrocchie, grandi momenti di aggregazione dove si sia trovati a lavorare per fare i costumi, per costruire i carri, quindi tutto costruito, niente di acquistato, niente da fuori, diciamo, di quello che è la creatività che c'è all'interno delle parrocchie.